luminoso, brioso, brillante come uno spettacolo di fuochi d'artificio, è la toccata per l'offertorio di Domenico Zipoli, che appunto è una toccata, cioè un brano che, anche se messo sulla carta e con un ragionamento ben preciso da parte del compositore, vuole in qualche maniera imitare uno stile improvvisativo. Infatti si sente questa nota bassa di do del pedale che viene buttata giù, che rimane lì a fare questa sorta di nota di bordone fissa, e sopra c'è questo bellissimo scivolare di note in armonia, molto vivaci, molto frizzanti, molto piacevoli anche. È un brano appunto per l'offertorio, cioè per il momento in cui il sacerdote sull'altare prepara il pane e il vino, e il momento in cui i fedeli che partecipano alla messa sono chiamati in cuore ad offrirsi, ad unirsi in quel medesimo sacrificio, in quella medesima offerta. Non è un caso che il sacerdote al momento dell'offertorio, dopo aver preparato il pane e il vino sull'altare, si rivolge all'assemblea e dice: pregate, fratelli, perché il mio è il vostro sacrificio. Il mio, perché secondo il mio ministero ordinato, io offro al Padre il sacrificio del Figlio, perché sono chiamato a questo, cioè ad offrire il sacrificio del Cristo sulla croce e sull'altare. Voi siete chiamati ad unirvi a questo sacrificio portando la vostra vita, il vostro quotidiano, i vostri dolori, le vostre gioie, le vostre lacrime, i vostri sorrisi, le vostre fatiche, i vostri dubbi, le vostre paure, le vostre ferite, le vostre più intime letizie. Ed è un po' questa la maniera con cui hanno voluto intendere giustamente questo pezzo i nostri giovani, che hanno scelto un po' le immagini video da commentarne. Se andate nel link qui sotto in descrizione al video, troverete la proposta che abbiamo fatto di questo brano, e mentre scorre l'offertorio di Zipoli potete vedere questa successione di immagini tratte molto dalla quotidianità della vita dell'uomo, da bambini che escono da scuola, da una mamma che sta con la bambina e gli insegna a disegnare, a scrivere, una donna che lavora al computer in ufficio e si vede che è affaticata, un'altra che è da sola in un pub mentre tutti si divertono e lei invece è pensierosa, uno scienziato in un laboratorio che evidentemente ha passato una nottata intera a studiare, che addirittura ha una lente rotta degli occhiali e che sta scrivendo addirittura sul plexiglass della parete perché ha finito la lavagna. Tutte queste cose così, che non sono per niente banali, non sono lasciate al caso. Questo perché? Perché Domenico Zipoli, con questo brano molto piacevole, molto allegro, ci vuole invitare ad offrire con gioia, con letizia, con la serenità del cuore, la nostra vita sull'altare, nella partecipazione della Santa Messa. È un brano piacevole ad ascoltarsi, anche abbastanza facile da ascoltarsi, un po' meno da eseguirsi, perché richiede proprio una certa diteggiatura molto fluida, molto agile, che incastri bene le due voci che dialogano fra di sé in questo piccolo gioco pirotecnico, che però è molto sereno, se ci fate caso. Sì, è brillante, è sfavillante, è effettivamente uno spettacolo pirotecnico, però con una grande logica, con una grande razionalità, che mescola insieme la bella gioia del cuore di un compositore giovane che scrive questo brano, però anche la sua grande arte di saper accostare questa frizzantezza tutta giovanile insieme alla perizia delle dita e della mente. Come sempre, un bellissimo esempio di come la fede cammina di pari passo con la ragione, come ci insegna anche Giovanni Paolo II con la sua bellissima enciclica Fides et Ratio, poiché la fede sono quelle ali che danno alla ragione la capacità di spiccare il volo e da questo piano orizzontale di potersi innalzare verso il trascendente, verso il piano verticale. Vi auguro buon ascolto, se volete, con la nostra proposta che abbiamo elaborato, altrimenti su YouTube o da qualsiasi altra parte nel mondo di internet troverete esecuzioni ottimali. La nostra è proposta con l'organo Berkle della chiesa di San Bartolomeo a Dulignano. Buon ascolto e alla prossima.